Molto spesso ci si domanda come si farà a raccontare la tragedia della Shoah, della Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui i testimoni oculari non ci saranno più. Mio figlio, in quinta elementare, aveva portato un estratto del diario della nonna di mio marito, che era tornata da Auschwitz, e aveva letto in classe un piccolo estratto di questo diario. E questa cosa aveva coinvolto molto i bambini, le maestre, insomma, era stata una cosa che aveva avuto un buon seguito. Facendo leggere ai ragazzi le testimonianze dei nonni, in qualche modo diamo voce a chi la voce oggi non ce la può più avere. C'è un passaggio del testimone all'interno della famiglia. E quindi siamo andati a cercare queste famiglie, abbiamo fatto tirare fuori dai cassetti i libri, le memorie, i diari, eccetera. Abbiamo visto che c'è un sacco di materiale. Sono le storie che ti danno il senso del periodo che abbiamo vissuto. È nel continuum che si crea la memoria, e attraverso questo continuum tu puoi creare storia, perché quando la testimonianza va avanti negli anni diventa non più storia minima, diventa storia. Memoria di famiglia tra bisnonni, nonni, genitori, figli, nipoti, pronipoti, è un dialogo che cammina. Ma lei che non la conosce, sta storia, che effetto le fa?